Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani, sono una coach energetica e un'insegnante di connessioni angeliche e sono qui per facilitare la lettura angelica valida per una settimana che va dal 23 al 30 gennaio 2021, 22, scusate. Utilizzeremo tre mazzi di carte e lavoreremo con le frequenze degli angeli e in particolar modo dell'arcangelo Michele. Andiamo a connetterci con questa frequenza superiore attraverso una preghiera di protezione per chiedere guida e assistenza. Iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore stanno seguendo la lettura angelica. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, l'energia delle carte, l'energia del luogo in cui ci troviamo. Con amore ti chiedo di purificare la nostra energia, intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre vibrazioni e frequenze per aiutarci a sintonizzarci nella frequenza della gioia, dell'entusiasmo, dell'amore, della ricettività all'abbondanza. Arcangelo Michele, ti chiedo con amore di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore che stanno partecipando a questo sacro processo di guarigione attraverso la nostra lettura angelica. E così è. Allora, iniziamo a mescolare le carte. Queste sono le carte delle fate. Ricordiamoci, delle fate sono gli esseri della natura, gli angeli della natura che operano in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele. L'invito è uscire nella natura, entrare in contatto con le frequenze degli angeli della natura che ci aiutano nei nostri per aiutarci a riconnetterci con la nostra anima. Mandare un'intenzione pura di amore, o poi andiamo a vedere nello specifico. Queste carte le trovo veramente belle, sono veramente allineate alle frequenze dell'amore. Qua si sono girate troppe carte, quindi non possiamo includerle nella lettura. Vediamo, adesso troviamo la terza carta, vedete, è uscita spontaneamente. Ok, qua parla di mirare alle stelle, ok, puntare in alto e vediamo un po' che cosa vogliono dirci. Vediamo, anche queste sono le carte delle fate, della guarigione, sempre con le frequenze dell'Arcangelo Michele, in quanto io mi rivolgo in primis all'Arcangelo Michele e agli angeli che operano in comunione di intenti con questo essere meraviglioso. Felice e contento il messaggio. Benissimo. Quindi sono notizie positive per noi. Ok, è venuto il momento di depurarsi. Felici aspettative. Benissimo, questa lettura mi sembra molto molto positiva. Vediamo gli angeli della guarigione. Ritirarsi, ok? Ritirarsi, trovare un posto calmo, tranquillo, nuovi inizi. Angelo custode. Ok, sono cadute, quindi fanno parte della lettura. E ora abbiamo la carta finale del mazzo di lui 6. Questi sono i messaggi potenzianti di lui 6. Le carte queste sono stampate da My Life in Italia. Amo il mio corpo. E questa è molto connessa alla carta
della depurazione. Allora iniziamo la nostra lettura angelica. Gli angeli ci stanno invitando ad uscire nella natura, a riconnetterci con la madre terra. Molto spesso durante il giorno può capitare, soprattutto per chi lavora in un ufficio piuttosto che in un negozio, piuttosto chi lavora da casa, comunque gli ambienti chiusi, dopo un po', nonostante noi purifichiamo l'energia degli ambienti e della casa, possiamo sentirci magari con gli occhi stanchi, un po' affaticati, ci sentiamo un po' drenati. Ecco, l'Arcangelo Michele e gli angeli ci stanno invitando ad uscire nella natura. Andare nella natura ci consente di lasciare andare tutte quelle energie che assimiliamo dagli ambienti, dalle altre persone, o addirittura anche da quei pensieri nostri che magari ci assillano durante il giorno. È un modo per riconnetterci con la gioia, con l'ascoltare la nostra voce interiore, con l'ascoltare gli angeli, avere maggiori intuizioni, avere più contatto proprio con le energie della terra, con le fate, con gli esseri della natura che ci portano più gioia, ci portano più armonia, ci sentiamo di avere maggiore equilibrio. Quindi anche una passeggiata giornaliera di mezz'ora, un'ora è consigliata dagli esseri della natura per aiutarci ad avere più vitalità, più energia, più benessere, più connessione, ma anche per aiutare il nostro corpo. Effettivamente il messaggio finale è molto interconnesso con quello iniziale. Amare il corpo significa anche muoverci un pochino, no? Magari anche una corsetta, un po' di yoga, anche se adesso c'è freddo, magari nella natura una passeggiata sarebbe l'ideale. Ok, poi è venuto il momento di mettere un'intenzione pura d'amore nella direzione dei nostri sogni, va bene? Quando noi ci rivolgiamo a Dio, all'amore degli angeli, all'Arcangelo Michele, è molto importante che le nostre intenzioni sono pure di amore, che non diciamo a Dio cosa deve fare, ma possiamo aprire il nostro cuore e spiegargli qual è la situazione, quali sono i nostri desideri, i nostri obiettivi, di accogliere questi nostri sogni e di mostrarci la via, di mostrarci quello che è più giusto per noi, per il nostro massimo bene, per il massimo bene di tutte le persone coinvolte. Gli angeli e le fate sono ben felici di aiutarci nel nostro processo di manifestazione. L'importante è che le nostre intenzioni pure di amore e le nostre azioni siano allineate in comunione di intenti con l'amore puro, con la gioia, dove io vinco e gli altri vincono. Ok, quindi non intenzioni basate sull'ego, ma intenzioni basate su frequenze più alte, sull'amore, sulla vittoria comune, dove io raggiungo i miei sogni e anche le altre persone hanno beneficio da tutto questo. Ok, diciamo che gli angeli stanno dicendo di puntare in alto, ok, perché praticamente bisogna elevare noi stessi e non rimanere nei bassi livelli. Cioè, alle volte abbiamo paura anche di chiedere. Perché un conto è ci sono persone che vogliono troppo, vogliono, chiedono male, ma molte persone, molte anime pure invece hanno quasi paura di chiedere un miglioramento nella vita, personale, nella propria carriera, nelle relazioni e così via. Dobbiamo imparare a sentirci adeguati, a sentirci vincenti, a sentire che siamo degni e meritevoli di raggiungere, anche sogni grandi, anche obiettivi straordinari, per il massimo bene di tutte le persone coinvolte. Chi sta facendo questo, stai pur tranquilla, stai pur tranquillo, anima infinita, che ci sono degli esiti positivi, quindi diciamo energie positive, nuovi inizi. Abbiamo nuovi inizi alle porte, tutto sta evolvendo, tutto si sta allineando, tutto si sta mettendo in tuo favore. Gli angeli hanno ascoltato le tue preghiere, assolutamente fai bene a avere felici aspettative, quindi sentiti degno e meritevole, senti che tutto sta andando per il meglio, perché è così, perché sta veramente arrivando
qualcosa di importante nella tua vita, qualcosa di grande, qualcosa che ti aiuterà a essere ancora più felice, a essere nella gratitudine, a sentirti appagato, appagata, a sentirti realizzato e realizzata, ok? Ci sono alcuni consigli. Consigli più spirituali, ma anche nel piano della materia per prenderci cura di noi stessi, del nostro veicolo fisico, del nostro corpo. È venuto il momento di depurarci. Abbiamo appena passato il periodo festivo del Natale, delle feste, magari abbiamo mangiato un po' troppo, abbiamo fatto una vita un po' troppo sedentaria. L'invito è quello di uscire all'aria aperta, ma è anche quello di disintossicarci. Ad esempio, fare al mattino acqua e limone per alcalinizzare il corpo. Questo è un consiglio che io vi posso dare perché io stessa ho ricevuto questi messaggi in anteprima dagli angeli, dall'arcangelo Michele: acqua e limone, cibi alcalinizzanti, frutta, verdura, estratti di frutta e verdura. Mangiare cibi non troppo sofisticati, senza additivi, senza troppi zuccheri, cercare di privilegiare un'alimentazione più vegetale, più in linea con le frequenze dell'amore. Disintossicare il nostro organismo ci consente anche di avere maggiore energia vitale. Da parte degli angeli c'è un invito anche al ritirarci un po' nella natura o ritirarci in uno spazio sacro e protetto, creare un ambiente protetto magari nella nostra stanza, creare un altare di guarigione dove noi preghiamo, meditiamo, dove noi ci rivolgiamo all'alto, quindi a Dio, agli angeli, all'arcangelo Michele, e quindi è venuto il momento di trovare quindi questo spazio tutto per noi, perché abbiamo bisogno di riconnetterci con la nostra anima e con la nostra essenza. Gli angeli custodi sono al tuo fianco. C'è un angelo in particolare in questo momento che ti sta guidando in questo periodo particolare della tua vita, e molti di voi riescono a percepire la frequenza angelica. Quando noi sentiamo l'energia degli angeli custodi, dell'arcangelo Michele, sentiamo un grande calore, una grande gioia, una pace interiore, sentiamo la sicurezza, ci sentiamo al sicuro, sentiamo che tutto sta andando per il meglio e che quindi nuovi inizi stanno arrivando nella nostra meravigliosa vita. Questa lettura è veramente fantastica, quindi c'è un invito ad amare il nostro corpo. Dovremmo affermare più spesso nelle nostre affermazioni positive giornaliere: io amo il mio corpo, io mi amo e mi approvo, grazie perché amo la vita e la vita mi ama. Creo pace nella mente e il corpo riflette questa pace sotto forma di salute perfetta. Bene, care anime infinite, per questa settimana la nostra lettura è finita. Ci sentiamo la settimana prossima. Per chi è interessato, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare il logos healing come coaching energetico. È una modalità molto potente che vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi di salute psicofisica perfetta. Vi aiuta ad eliminare le credenze negative, ossia quei pensieri che vi assillano, quei pensieri negativi su voi stessi, sulle aspettative sul futuro, sul fatto che non riuscite a credere di potercela fare, insomma, tutte quelle emozioni o pensieri che vi tolgono energia e vitalità. Ecco, con Logos Healing è possibile riprogrammare l'inconscio, eliminare velocemente queste emozioni, questi pensieri e trasformarli in pensieri potenzianti e soprattutto sentire dentro di voi che è possibile invece raggiungere i vostri sogni, che è possibile stare bene fisicamente, che è possibile avere energia già vitale, che è possibile raggiungere un qualsiasi traguardo nella vostra vita. Logos Healing aiuta anche a eliminare i traumi del passato. È un lavoro veramente potente che va a lavorare in tutti i livelli: fisico, mentale, emozionale, spirituale. Ok? Mi occupo anche di facilitare la guarigione
guarigione energetica con le nuove frequenze di luce, dove riceverete questa nuova energia che vi aiuta a portare equilibrio in tutti i livelli. E mi occupo anche di fare guarigione, le guarigioni a distanza, ma anche le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o anche come connessione diretta con i vostri angeli custodi e con l'arcangelo Michele. Se siete interessati sui miei servizi, volete maggiori informazioni, potete guardare sul sito www.connessioneangeliche.com o contattarmi al 340 950 0840. Io vi mando il numero in lo vedrete apparire sul video. Io vi saluto, vi auguro una settimana, nuovi inizi meravigliosi per tutti voi. Un abbraccio e a presto. Ciao a tutti, ciao ciao.